Buongiorno Leris! Sono con mia sorella che mi è venuta a prendere a casa e mi sta dando un bel passaggio in ufficio di sabato mattina. Che bellezza! Vorrei dire alle 9:30 di sabato. Va bene, 9:30 è un orario anche normale. Sulla mia faccia. Grazie. Comunque Romina di solito si sveglia a mezzogiorno, il sabato. Sì. Quindi è veramente una sorella pazzesca. Grazie, bella. Oggi è... In realtà per voi è domenica. Volevo farvi vedere un po' di cose che mi sono arrivate e soprattutto farvi finalmente l'haul delle cose che ho preso a Londra, che neanche tu le sai. Non lo so. Potrebbe esserci una sorpresina anche per te. Speriamo. Anche se questa volta sono stata molto poco, sono stata veramente 3 giorni a Londra. Non ho fatto i regalini a nessuno, i pensierini a nessuno. Ho preso soltanto una cosa per l'albero di Natale per me e Nicola a casa, più per me. Poi una cosina a Romy. Eccomi qui in ufficio da sola, sono proprio nel background, nel momento background, e ho pensato quale miglior momento per darvi una notizia bellissima che spero vi renderà felici per tutto il resto della prossima settimana, quindi da domani, da lunedì. Forse qualcuno di voi ha già capito di che cosa parlo. Con questo sfondo natalizioso sono qui per dirvi che da domani inizia ufficialmente la Calendar Week 2019 sul mio canale. Sono troppo felice. È veramente stata anticipata tanto quest'anno, perché l'anno scorso l'avevo fatta a novembre. Effettivamente novembre è già Natale per me. Adesso è un po' più, siamo ancora in autunno, ma i brand hanno lanciato talmente presto i calendari dell'avvento che ho dovuto anticipare la Calendar Week, anche se poi ci sarà una sorpresa. Insomma, io penso che tra ottobre e novembre non staccherete gli occhi dal mio canale, se siete appassionati e appassionate soprattutto. Da domani quindi inizierò a scartare ogni giorno un calendario dell'avvento makeup alle 17:30 per tutta la settimana, ed è un appuntamento che è nato l'anno scorso. Ho avuto quest'idea che vi è strapiaciuta, avete amato tantissimo, e abbiamo realmente creato un trend, ladies, cioè... Abbiamo creato tipo un'armata di calendari dell'avvento, e quest'anno ancora più brand ne hanno fatti, ne hanno lanciati ancora prima, perché io mi ricordo l'anno scorso quando sono usciti e quando li ho comprati. Speriamo che io l'anno prossimo non debba farla ad agosto, perché mi rifiuterò, sappiate che mi rifiuterò. Anzi, fatemi sapere se siete del team amo il Natale dopo Halloween o amo il Natale anche prima, cioè tipo dal 26 dicembre per me ricomincia il countdown natalizio. Io sono un po' a metà, perché mi piace tanto tanto anche l'autunno. Ovviamente c'è anche il team odio il Natale, scusate che non lo prendo in considerazione, però c'è anche il team odio il Natale. Fatemi sapere di quale team siete qui nei commenti. Amo tantissimo il Natale, sono sicuramente del team Elfi, però devo dire che essendo l'autunno la mia stagione preferita e non l'inverno, mi piace tanto anche vivere il momento, il periodo autunnale, quindi con tutte le foglie calde, Halloween, eccetera eccetera. Quindi diciamo che questa Calendar Week è un'anticipazione del Natale, ma poi si torna a parlare dell'autunno. Però non potevo assolutamente non farvela, perché probabilmente mi avreste minacciato di defollowarmi quest'anno se non l'avessi fatta. Oggi infatti girerò altri 2 video. Sto iniziando anzi a prepararmi. Ho portato un sacco di cose che mi sono arrivate ultimamente, di novità, e che ho ricevuto. Vedete Anastasia Beverly Hills, Too Faced. Cos'altro vediamo? Qui c'è Clio. Penso che mi raggiungerà anche Nicola qui in ufficio per mangiare insieme, almeno stiamo un po' insieme. Ok, io sto... ho girato il primo video della Calendar Week e dovrei svegliare Nicola, ma non ho veramente il coraggio, ragazzi. Piccolo, ti devo svegliare per forza, mi odierai. Siamo al ristorante, che poi è un sacco di tempo che io e Nicola non andavamo a cena fuori insieme, da Rosso Pomodoro, perché siamo stati in ufficio a lavorare fino alle 7:30. E quindi niente, adesso cena, quindi domani mattina vi farò vedere l'haul di Londra. Buongiorno ladies, sono con la faccia ancora un po' di sonno, ma in realtà stamattina sono andata a fare una commissione, sono tornata a casa, ho fatto metà valigia, la doccia, infatti ho i capelli ancora un po' bagnati, e in tutto ciò Nicola ancora dorme. Sono le 9 qualcosa e quindi ho pensato, siccome è domenica e più tardi partirò, tra l'altro oggi vedrete questo video, quindi proprio in diretta, mi piace, cioè spero di riuscire a pubblicarlo di domenica,
pensato di andare a prendere la colazione. Forse avrei dovuto mettere almeno gli occhiali, visto che ho delle occhiaie assurde. A Roma si sta ancora a mezze maniche, mi sembra assurdo visto che fino a pochi giorni fa a Londra avevo le calze, gli stivali, la maglia per sotto, il maglione e si stava bene. Anzi, avevo anche freddo visto che ho dovuto comprare dei cappotti, che tra poco vi faccio vedere. Ho comprato due cappotti. Uno che lo volevo, cioè che volevo proprio come stile da un sacco di tempo e che vi ho fatto vedere anche su Instagram e mi avete chiesto dove l'ho preso. Quindi ve lo faccio vedere, è quello color cammello lungo, un po' elegantino. E un altro inedito che non vi ho fatto vedere da nessuna parte e sono troppo curiosa di sapere cosa ne pensate. Oggi indosso anche l'Iconic Link di Daniel Wellington, che è il nuovo orologio, cioè l'ultimo uscito. Io ho scelto questo nella versione argento e il quadrante all'interno nero. L'ho indossato moltissimo anche a Londra, sia questo sia mi sono fatto prestare da Deborah quello oro. Io ho scelto questo perché la testimonial della campagna è la moglie di Justin Bieber, Hailey Bieber. Ho visto una foto che, cioè, di lei che lo indossava proprio così, quadrante nero argento, e mi è piaciuto un sacco e ho detto ok, lo prendo. Infatti sta benissimo su un sacco di cose. È il primo orologio che Daniel Wellington fa con questo tipo di cinturino e io l'ho scelto small, quindi come vedete è, cioè, comunque piccolino. Ieri ho letto un direct dove una ragazza mi chiedeva se il mio codice sconto fosse ancora valido, e lo è, e me l'ha chiesto anche mia sorella. Mia sorella mi ha chiesto se avevo ancora il codice sconto valido, e lo è, quindi fino a fine anno The Lady DW è valido come codice e si accumula come sconto agli altri che ci sono. Ve lo faccio vedere bene anche qui alla luce del sole. Questo è quello nuovo, però appunto il codice vale su tutto quanto il sito. Sono riuscita a prendere i nostri cornettini, che sono stacchio sola, ovvero al pistacchio e alla nocciola. Anche se quello al pistacchio era l'ultimo, un po' piccolino, eh. Ed è un po' piccolino, sì. Ha regalato anche un po' di pistacchio a quello di nocciola. Quindi buona colazione. Finalmente è arrivato il momento di farvi vedere gli acquisti londinesi. Sono troppo felice. Innanzitutto il primo che vi faccio vedere è quello che ho indossato ieri e che infatti a cena ho sporcato, perché io mi sbrodolo sempre. Cioè, questa è una cosa che se mi seguite lo sapete, altrimenti mi sbrodolo sempre. E questo qui è la macchia che ho fatto ieri, quindi il risultato del mio sbrodolamento di ieri sera. Ma quanto è bella la felpa, io non lo so. Questa l'ho comprata da Skinny Deep London, credo ci sia ancora il prezzo. No, c'è il cartellino ma non il prezzo, comunque magari lo troverò dentro gli scontrini. È super morbida dentro ed è della collezione di Mean Girls, Mean Girls per Skinny Deep. Ed è uscita da pochissimo questa collezione, tipo una settimana prima che io arrivassi a Londra. Il colore è grigio chiaro chiaro. È una super felpona con scritto Beware of the Plastics. Quindi tipo stai attento alle plastics. In italiano questa frase credo sia stata tradotta con stai attenta alle Barbie, una cosa del genere. Quando Caddy arriva per la prima volta all'high school, al liceo, e incontra le plastics e quindi gli dicono stai attenta alle Barbie. Comunque, se non avete mai visto il film, non so se coglierete la citazione, ma io sono fissata con Mean Girls talmente tanto che se sei una lady o un lady sicuramente avrei visto Mean Girls per capire almeno l'80% delle mie reference. Poi, siccome ho speso più di non ricordo quanto, da Skinny Deep mi hanno regalato anche questa tote bag, quindi una di quelle che si può portare anche tipo in giro per fare spesa o non lo so, per mettere dentro qualsiasi cosa. Voglio continuare un attimo con Skinny Deep, che ha questa bag bellissima. Skinny Deep è un negozio di cose mix, cioè ha sia vestiti sia... adesso vedrete. Allora, ho preso, sempre per la tipologia Mean Girls, infatti volevo metterla anche al telefono, ho comprato questa che è per l'iPhone 7 8 Plus, il mio è un 8 Plus, eccolo qui. Adesso ho questa cover che è comunque molto carina, I'm very busy, e avevo preso credo su AliExpress. È anche molto morbida, quindi tipo se mi cade mi protegge il telefono, forse è il caso che io la tengo un attimino. Questa qui è una cover a specchio, il prezzo di questa era 16 pound, quindi tipo 20 euro, un po' di più anche forse, 16 sterline. Non so. Ehi Google, quanti euro sono 16 sterline?
16 sterline corrispondono a circa 18 euro e 34 centesimi. Così? Poco? Vabbè, meglio così. È morbida ai lati, per fortuna, in modo, cioè così non si va a rovinare troppo il telefono intorno. Però qui è dura perché comunque c'è un vetro e sopra c'è scritto You're like really pretty, che è la frase che dice Regina a Katie durante il loro primo pranzo a mensa. Niente, la mia vita, Mean Girls. Come ben sapete, il mio computer sta dando un po' i segnali di cedimento e quindi a breve, nell'anno prossimo comunque, ho intenzione di comprare un nuovo computer che so già sarà comunque dell'Apple, perché per lavorare bene, per il mio tipo di lavoro, mi serve un Mac. E quindi ho già preso preventivamente, perché mi piaceva un sacco, questa costava, era sul reparto 3x2, dove potevi scegliere o tre cose e la meno costosa veniva regalata, oppure questa aveva uno sconto già da solo, e ho preferito prendere lo sconto da solo. Era a 25 sterline, l'ho pagato 12 sterline ed è troppo carino. È un porta PC, qui dietro alla tasca. Tutto a quadretti bianchi e rosa e di qua ha questo dettaglio con le aragoste che in realtà mi piace solo perché è rosso. Si apre così, tipo un po' busta, dice apposta per te, effettivamente, e lo trovo molto figo. Fatemi sapere se vi piace e appunto qui ci andrà il PC. Ci posso mettere anche quello che ho adesso, però dentro ci sciacqua, come si dice qui, nel senso che c'è troppo spazio, il mio computer è più piccolo ora perché ha un 13 pollici, questo è per un 15. Credo che le cose siano finite, queste di Skinny Dip. Aspettate che man mano che ve le faccio vedere le metto qui nello sfondo. Un'altra cosa che ho preso da Skinny Dip appunto è il cappotto che vi dicevo, quello che non vi ho ancora mai fatto vedere, e l'ho pagato un sacco. Questo veniva 100 sterline. Lo so, è super super extra, ma volevo una cosa così, cioè volevo una cosa in realtà tinta unita, cioè di un unico colore, ma non l'ho trovata perché sono stata da Monki. C'era un bel cappotto verde, però era troppo troppo grande, allora vabbè, alla fine ho trovato questo ed era super particolare, ho detto ok, lo voglio. L'importante era avere un cappotto colorato e non elegante come poi l'altro che ho preso, dopo ve lo faccio vedere. Ve li faccio vedere tutti quanti indossati. Da Boots, che è una profumeria in realtà, profumeria barra farmacia, ho preso un'agenda 2020 e questa è l'agenda di Zoella. Make the days count, quindi fai contare i giorni, ma non nel senso di contare, ma nel senso di contare. Vabbè, questo qui è l'esterno, quindi tutto blu e oro. Voglio togliere anche questo adesivo sopra perché sono contentissima che sia di Zoella. Zoella è una delle primissime youtuber che io abbia mai seguito e mi piace un sacco, quindi sono contenta che sia di Zoella, però l'agenda è sicuramente più bella senza lo sticker fuori. Alla fine ha anche tutti adesivi che si possono usare, attaccare sui giorni, tutti tipo rose gold. Però la cosa che mi è piaciuta è come sono organizzate le pagine. Vi faccio vedere velocemente, per esempio, prendiamo marzo, ok? Allora, innanzitutto qui avete tutti i mesi, quindi andiamo a marzo. Questo è l'inizio di marzo. C'è un riassunto di tutto il mese, quindi qua potete fare un bel riepilogo che c'è scritto anche da lunedì alla domenica. Invece a volte sapete che per le cose inglesi, americane, comunque scritte in inglese, si trova dalla domenica al lunedì, invece così è più comodo per noi perché la settimana inizia lunedì. E qui invece ci sono sempre mensili, quindi gli obiettivi del mese, cose da vedere, lavoro, sport, famiglia, amici, cose per star bene, libri da leggere, non lo so, mi ispiravo, ho detto prendiamolo, questa sarà la mia agenda 2020. E poi dopo però c'è anche la settimanale, quindi immediatamente dopo potete essere più specifici. Prima di passare poi al mese successivo, dopo l'ultima settimana, ci sono le riflessioni del mese. Mi è sembrata un'agenda positiva e quindi l'ho voluta comprare. Adesso toglierò anche l'adesivo qui dietro. Siamo sulle 20 sterline, sicuramente non l'ho pagata 9 sterline e neanche 30, tra le 12 e le 20, o magari l'ho pagata proprio 30, non mi ricordo. Altra tappa rapidissima fatta da Charlotte Tilbury, che è questo negozio che posso dire tranquillamente essere il più elegante e sofisticato negozio di make-up che abbia mai visto, in cui io sia mai stata. I negozi di Charlotte Tilbury al loro interno hanno una disposizione e uno stile, primo completamente riconoscibile, secondo super Hollywood,
Hollywood retro, è bellissimo, anche se magari non siete fan di quel genere, di quell'epoca, di quei colori, non potete non essere rapiti dagli store di Charlotte Tilbury. E vi ho portato con me su Instagram, vi ho fatto vedere qualcosina. Ho comprato un set che è uscito per le feste, quindi questo è uno dei set natalizi di quest'anno, niente, già Natale. Questo si chiama The Gift of Pillow Talk Lips. Pillow Talk è uno dei best seller colori per labbra di Charlotte Tilbury. Il set è composto da una mini matita del colore Pillow Talk e un rossetto in full size. Vi faccio vedere adesso il colore. Sopra c'è il logo e sono tutti rose gold. Guardate che bello. È un nude abbastanza caldo e mi è piaciuto da subito, opaco ma cremoso. È un bellissimo, ha una bellissima formula perché appunto è super opaca ma è cremosa, quindi non tira le labbra. Nude rosato caldo, veramente bello. Pausa Brick Lane, perché siamo state subito al mercatino di Brick Lane, il primissimo giorno pieno di Londra, ed è un mercatino che rivende cose vintage, cose anche usate, però rimesse a nuovo. In questi giorni ho scoperto l'importanza del marsupio. Cioè, io non andavo mai in giro senza la mia borsa, anche abbastanza grande, perché sono una di quelle persone che pensa che deve avere sempre tutto: i fazzoletti asciutti, i fazzoletti bagnati, il caricatore, il power bank, tutto. Però abbiamo preferito girare Londra alcuni giorni un po' più comode. Soprattutto tutti avevano il marsupio e io no. Me ne aveva prestato uno Deborah, perché addirittura ne aveva due. E ho detto ok, questo mi è piaciuto immediatamente. Mi ricorda un po' Carica dei 101, un po' leopardato, quindi un po' Cheetah Girl. E aveva poi attaccata questa etichetta. In realtà non penso che sia della Supreme. Cioè non lo so, perché a Brick Lane non è che sapete bene ciò che state acquistando. A me semplicemente è piaciuto e quindi l'ho preso. È un marsupio estremamente capiente. Cioè, qui dentro entrano tantissime cose e le avete tutte qua. Cioè, tutte in un unico posto, senza dover portare le borse. Cioè, è così che vivono i maschi? Così comodi? Erin, vivi così comodo tu? Ma non hai niente. Cioè, così, con le braccia libere voi girate. Che top. Con le tasche piene. Con le tasche piene, vabbè, in questo caso col marsupio pieno. Però è veramente, veramente top. Cioè io ci mettevo il telefono, il power bank, il mio power bank era grosso. Credo di averci fatto entrare anche una macchinetta, cioè la macchinetta un giorno, perché volevo vloggare ma poi non sono riuscita. Di tutto e di più. Il marsupio è la mia scoperta di ottobre, decisamente. Urban Outfitters, non lo so, è un negozio che in realtà c'è anche qui in Italia, però lì è ci sono migliaia di cose in più. Ho preso una cinta e l'ho presa di questo colorino verde perché volevo un po' aumentare il colore nel mio armadio, soprattutto quando ho un outfit completamente nero, mettere qualcosa di colorato in vita. Io infatti, per la conformazione fisica che ho, non indosso le cinte nella zona del, come si chiama? Fianco? Perché sono totalmente inutili. Ma nel punto vita tantissimo, quando ho dei vestitini, quando ho delle tute intere o sì, queste due cose. Quindi mi piace un sacco questo modello. E poi ho preso anche una, come si chiama? Un'agendina, così, però libera, cioè non come l'altra di Zuella, questa è proprio tutta a righe, libera. 10 sterline, queste da Urban ce ne sono di qualsiasi tipologia, ne ho un'altra con tutte le facce di Drake, il rapper, e questa volta l'ho trovata con scritto Thank You Next, che è la canzone di Ariana Grande, ma lo stile, tutto quanto è Mean Girls. Perché è come il burn book di Mean Girls. Quindi altra cosa di Mean Girls e non è finita. Ah, la felpa di Mean Girls, perché ho trovato lo scontrino, l'ho pagata 30 sterline e qualcosa. E mi ero dimenticata che da Skinny Dip ho preso anche questa qui, che è un porta, una cosina portacarte, troppo carina, con scritto I'm broke. Quindi tipo, tradotto in romano, sto senza una lira. E questo qui è tutto a scacchi bianco e nero con la scritta rosa. E qui potete mettere le vostre carte. Davvero cute, 8 sterline. Penso di poter passare a Primark. Allora, qui ho pagato tutte le cose, ve lo dico. 5, 5, 4, 4, 3, 4, 10, 3, 3, 3, 1, 50, 1, 6, 5, 3, 3, 3, 1, 50, 2, 2, 3, 3, 3,
4-8 e poi due cose, una 17 e una 25. Una è a lavare, vi metterò la foto, è un vestitino in velluto con, che poi ho appaiato con questa cinta appunto, e non si vede granché dalla foto perché l'ho fatta mentre eravamo in uno studio di tatuaggi allo specchio, quindi, ed era tipo seminterrato, quindi non è che si vede benissimo. Però l'altra cosa, questa è quella che ho pagato di più ed è a 25 appunto, è questa tuta che anche cercherò di farvi vedere bene, ma vi metterò una foto, tra l'altro una foto carinissima perché ero al parco di Richmond con tutti i cervi intorno, ed è una mega tuta unica che sembra un po' da Ghostbusters. Mi piace un sacco perché ha proprio la zip per chiudersi e davanti questa, cioè tipo zainetto di quando andavo alle elementari, che si chiude in vita così, un po' scolastica, e mi piace davvero tanto, mi teneva comunque calda e fa l'outfit. Indossare una cosa e avere l'outfit fatto, questo con le Buffalo o altre scarpe insomma da ginnastica belle grosse, mi è piaciuto un sacco. Poi vi ho detto i prezzi perché appunto tutto il resto è venuto veramente poco e ve lo faccio vedere così. Allora, questo è il regalino che ho preso a me e Nicola, e il mio film di Natale preferito in assoluto è Elf, e quindi glielo faccio vedere ogni anno verso il periodo natalizio. Almeno una volta l'anno si deve subire Elf, e quest'anno c'erano un po' di cosine di Elf da Primark, quindi ho acquistato questa che è la palla di Natale. Sono anche contentissima che non si sia rotta in viaggio. Calze, perché si prendono sempre le calze da Primark, come si prendono sempre anche le ciabatte, quindi ho preso un nuovo paio di ciabattine che non so se portare in ufficio, e queste sono pelosine dentro e fuori leopardate, mega sciarpa di un colore da un po', non lo so, cioè è tipo, come lo descriveresti? Paglia sporca. Boh, per me è un incrocio tra un verde lime e sì, un giallo paglierino. Comunque sicuramente un colore molto acceso e anche molto autunnale. L'ho dovuta prendere perché stavo morendo di freddo, a Londra fa già freddissimo ed era stupendo, però dovevo avere questa sciarpa. Tra l'altro ve l'ho postata su Instagram, quindi andate a mettere un mi piace alla foto che ho messo su Instagram con questa sciarpa al parco con i cervi, ero, quindi vabbè, proprio il top del top. Poi sempre della linea di Elf ho trovato questa maglia, c'erano un po' di cosine, però ho preso questa qui semplice perché posso usarla sempre, What the Elf invece di What the. Poi abbiamo questi, e io li prendo anche questi più o meno ogni anno, sempre da Primark. L'anno scorso li ho presi rossi e bianchi, questa volta li ho presi proprio iper natalizi, con forse una base blu, ma cioè veramente tutti i colori del Natale ci sono, blu, rosso, bianco, verde, manca soltanto l'oro. Vicino al reparto pigiami, non so se sono proprio venduti come leggings da pigiama, ma io li uso palesemente per stare in casa o come pigiama o per scendere al bar qua sotto, vabbè. Da Primark c'era anche il reparto Mean Girls, sempre perché Mean Girls questo periodo spopola, perché diciamo che il 3 ottobre è il National Mean Girls Day. Aaron chiede a Caddy che giorno è e lei dice è il 3 ottobre, è un po' iconica come cosa, e poi c'è la festa di Halloween e Natale, quindi questo periodo è molto Mean Girls. E ho preso il portapassaporto, super, cioè tipo sarò super fiera di mostrare il mio passaporto in aeroporto, tutto glitterato rosa. Questi a 3 pound, come posso dire, come si chiamano? Quelle cose che si possono attaccare sia agli zainetti che ai giacchetti di jeans. E poi il portachiavi, sempre con il burn book, questo è morbido, quindi si trova facilmente in borsa, e ne ho presi due perché uno appunto lo volevo regalare a mia sorella, che anche lei è super fan del film, probabilmente per colpa mia che è cresciuta così. Altre cose che ho preso, e qui sapevo che mi avreste detto Eleonora, se sei stata da Primark in generale non hai preso gli scrunchies, non sei la nostra lady. E invece, come potevo non essere la vostra lady, ovviamente ho preso gli scrunchies. Ho preso questi versione autunnale tutti in velluto, questi con le perline che secondo me sono troppo eleganti. E poi quando ho visto questo, ragazzi, ho detto ma posso non prendere lo scrunchie di Natale? Cioè c'è qualcosa di più Lady Natale, Lady Mamma Natale di questo? La risposta è sì, e
tante cose che ho preso per la testa le vedrete nella calendar week, quindi non ve le spoilerò, non ve le faccio vedere qui, anche perché non posso visto che le ho lasciate in ufficio tutti questi cosi che ho preso per la testa, ma li vedrete e sappiate che sono stati presi praticamente tutti da Primark. Ho altre cosine che ho preso per girare un trucchi fashion, quindi non vi spoilerò, ma insomma sappiate che sono trucchi. Io sono sicura, sicura al 100% che mi sto dimenticando qualcosa, però non mi sovviene nient'altro, se non il famoso cappotto che mi avete chiesto in 3000 dove ho preso da Topshop a 69 sterline. E adesso vi faccio vedere indossato sia quello sia questo qui. Questo qui è il primo, ha soltanto un allaccio perché in realtà non è tanto pensato per essere allacciato, ma più che altro così. I know, è super extra. No, a me piace un sacco, cioè secondo me fa veramente anche lui il look. Io penso che questo sia il vostro preferito perché mi avete chiesto in tantissimi dove l'ho preso su Instagram, quindi già so che tra i due preferite questo qui. Già lo so. Questo è troppo troppo bello e molto più leggerino di quello lì, però veramente elegante. Sono due cose completamente diverse, mi piacciono tutte e due e probabilmente è il riassunto della mia personalità. Cioè sono il riassunto della mia personalità, io sono così e sono anche così. E fatemi sapere qual è il vostro preferito. Però dobbiamo fare il momento screen assolutamente con questo perché è troppo extra. Pronti a fare screen con il vostro telefono? Poi taggatemi nelle vostre storie e reposterò i più veloci. 3, 2, 1. Ok, sono troppo felice di essere riuscita a farvi l'haul di tutte le cose che ho acquistato a Londra e di aver registrato anche un pochino della giornata tra ieri e oggi. Adesso scappo perché qui con me, cioè qui sotto, c'è la valigia che devo riempire. Scappo perché oggi vado a Milano, monto questo video alla velocità della luce così lo potrete vedere oggi e mi raccomando domani alle 17.30 ci vediamo con il primissimo video della Calendar Week. Cioè non sto più nella pelle, poi adesso vi ho fatto vedere anche tutte le cose di Natale, sono proprio al settimo cielo e io vi mando un mega bacio, vi aspetto su Instagram, Facebook, Twitter, il canale Tess & Tell e noi ci vediamo domani alle 17.30 con il primo video della Calendar Week. Bye!